stazione treno, ho dormito due giorni in stazione treno Reggio. Dopo io ho trovato padre, Don Giuseppe. 45 giorni è stato lì, 15 giorni è stato in Sicilia, quando è arrivato qua. E dopo è venuto qua, a Reggio. Adesso non c'è niente adesso. Ormai è chiuso. Sono venuto in Italia. Dopo 6 mesi ho trovato permesso. Nessuno è in Italia, anche sì, mia famiglia nessuno è in Italia. L'Italia non come prima, ero venuto qua nel 2002. Venuto tra... giusto, c'è il visa, capito? Visa, ho fatto il documento. Sono troppo malato, padre, aiutami là. 2 giorni ho dormito là, in chiesa. Una famiglia italiana ha aiutato a me per le comidi. Quando andiamo a fare la spesa, quando incontriamo queste persone per strada, almeno io personalmente penso in molti, insomma io personalmente mi sono chiesta, ma questi la sera dove sono, dove vivono, dove mangiano? Però si è sempre talmente tirati che vabbè, il pensiero ti viene, poi hai le tue cose da fare, corri da mattina a sera e via. Io in questi giorni ero fuori e c'era un freddo boia, dopo mezz'ora gelavo, per cui ho pensato, se fossi solo e dovessi trovare, avere anche il problema di passare la notte da qualche parte, credo che avrei apprezzato moltissimo una persona che mi dava una mano. Quindi secondo il principio fai agli altri quello che piacerebbe essere fatto a te. Mi sembra che già questo potrebbe essere sufficiente. È la mia prima esperienza in questo campo, diciamo, rivolto alle persone più svantaggiate. Ho sempre lavorato nel sociale, ma le più svantaggiate, quelle che neanche hanno la casa, il lavoro, tutto quanto, è la mia prima esperienza, quindi lo sto scoprendo. Spesso la notte c'è qualcuno che viene a bussare alla cappella per poter entrare a dormire al caldo. Quindi puoi immaginare che chi è all'interno della cappella a pregare fa molta fatica a non aprire a chi è all'esterno. Noi ci troviamo una volta al mese tra i volontari, no? Non solo per vedere i problemi, le difficoltà che ci possono essere, le necessità che ci sono, ma anche per ricordarci il senso e il significato di quello che stiamo facendo. Non è che noi risolviamo i loro problemi, però perlomeno diamo a loro la possibilità di stare al caldo la notte, ecco. E noi ci sentiamo un attimino più persone serene, perché se c'è qualche necessità sappiamo dove dirottarle, insomma. Praticamente il nostro compito è quello di venire a aprire qui il dormitorio e fare dell'accoglienza, cioè non limitarci semplicemente all'apertura, prendi, cioè, fuggi via, ma stare qui a cercare di instaurare un rapporto umano con queste persone che hanno necessità di trovare un posto dove dormire la notte. E se ci fosse una maggiore sensibilità a questo, queste persone perlomeno non avrebbero il problema del freddo, che poi vuol dire malattie, vuol dire tante altre difficoltà. Abbiamo pensato di utilizzare questi volontari che sono estremamente disponibili, inserendo delle persone che riescono a convivere tranquillamente. Ci stiamo occupando dell'emergenza freddo e questa casetta ci sarà fino al 31 di marzo. Chi è? Ciao Di Fatà, vieni su. Noi qua siamo una comunità di 7 ragazzi, siamo 7 ragazzi di origine, cioè che abbiamo proprio modi di pensare diversi, che si uniscono, si accolgono tra di loro e accolgono i ragazzi ospitati nel dormitorio. Abbiamo questo obiettivo, cioè far sentire accolti, far sentire un po' a casa persone che prima abitavano per strada. La scelta che ha fatto la nostra comunità di fare servizio per la nostra zona di riferimento è proprio questa. Infatti abbiamo
abbiamo una mamma pakistana che ha questa bellissima bimba. A volte ti chiedi, cioè vorresti fare di più, insomma, no? Anche perché il problema di quasi tutte queste persone è che non hanno il lavoro e le prospettive sono, soprattutto adesso, disastrose, per cui vorresti fare qualche cosa, ma di fatto non sai più neanche cosa fare, insomma. Quindi questo a volte è un po' frustrante. Quando c'è una persona che ha bisogno, va dirottata alla Caritas. Poi la Caritas fa una panoramica della situazione e trova la soluzione per, almeno temporaneamente, per sistemare chi è in difficoltà. ...2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sono perfetto, sono lavorato. 2006, 2007, così così. Un mese di lavoro, due mesi di lavoro, una settimana, sono tempo cambiato. E adesso guardo, crisi. Tutto il mondo non conosce che sono in Italia. Anche in Francia, più in Germania, tutto il mondo. L'Italia è cambiata tutto. Lavoro, io ho lavorato con moratori 4 anni, 3 euro 50 al giorno. 14 anni, 6 mesi, sempre lavoro l'estate. Abito, dormo, mangio, lavoro tutto con questa vita. Bisogna di soldi, troppo soldi. Adesso guarda, non c'è soldi, non c'è lavoro, non c'è niente. Cambiato tutto. Vado in giro a cercare lavoro sempre, sempre c'è agenzia. Solite domanda per lavoro. Mi sono detto non c'è niente. Quando tu finisci con lui, obbligato lui a rubare qualcosa da te. Speriamo lavoro. Questo è importante. Ti manca il lavoro? Sì. Se c'è lavoro. Quello. Sono a posto. Questo. Senza lavoro è tutto chiuso. Senza lavoro sono. Niente. Fare fatica molto, eh? Lavoro la badante, lavoro tutto maratone. Tutto 5 lavoro. E lavoro volontario. Da avviato. Come facciamo io adesso? Speriamo che lavoro. Senza lavoro, ma niente. Per passare il tempo, per lavorare. C'è ancora la casa. Sono queste forze lavorative, giovani tra l'altro, che potrebbero fare tante cose. Cioè, da problema per la nostra società, questi possono essere anche delle risorse. C'è quell'autonomia che gli permette anche di sapersi muovere poi nel concreto, nel reale, autonomamente, cosa che non è facile, però insomma, soprattutto per chi non conosce la lingua, perché si trova in questo mondo con delle situazioni così diverse da quelle di appartenenza, con la lontananza dalla famiglia, perché ha quasi tutti famiglia, quasi tutti figli, e magari li vedono, li sentono soltanto lontanamente. Non sapere come sarà il domani, ma il domani inteso proprio non come realizzazione personale, ma proprio dove mangiare, dove dormire, dove stare, se non sto bene, a quale medico rivolgermi. Quindi è un problema proprio anche di tranquillità psicologica. Dando una mano alle persone si scopre l'umanità di queste persone, quindi è veramente un arricchimento reciproco. E ti fa star meglio, insomma, non tanto perché hai fatto il tuo dovere o perché hai aiutato qualcuno, ma proprio perché si instaura questo rapporto che ti aiuta a crescere, insomma. Si ha sempre paura di qualcuno che voglia approfittarsi, poi ci sarà anche quell'elemento, capiterà anche quello, però insomma questa esperienza al momento è stata estremamente positiva, perché quando c'è una buona relazione e capisci che tutto viene accolto in estrema tranquillità senza esigere nulla da nessuno, insomma è già qualcosa di bello, insomma ti invoglia a dare ancora di più.
Poi penso che sia un'esperienza anche molto importante, non soltanto per chi lo fa, ma anche per tutta la comunità. La comunità parrocchiale e anche un po' il quartiere. Comunità parrocchiale perché è un segno. Noi personalmente non possiamo farci carico di situazioni così pesanti e difficili, però se ognuno di noi, dalla propria disponibilità, si rende utile. Ciao. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. La cosa più bella è il fatto di accettare il diverso, anche tra di noi, e soprattutto comunque con Vittorio, che è una cosa delicata, quindi se ci credi lo puoi fare, se lo fai giusto per farlo, meglio che lo fai. Non solo un ascolto, ma anche una capacità comunque di essere un conforto, non solo con le parole, ma anche con una presenza comunque concreta e costante. Cioè ci hanno avvicinato molto anche tra di noi, cioè dalle piccole cose nella quotidianità, penso che sia stato molto, cioè, molto utile. L'incontro con l'altro è sempre un qualcosa di nuovo ed è un punto veramente forte per noi membri della comunità. Quindi siamo anche privilegiate, ringraziamo di aver avuto questo dono, perché alla fine è stato un regalo. Noi adesso viviamo simili, uguali fratelli, perché uno di fronte all'altro come fratello. Siamo molto, molto bravi, come una famiglia. Stamattina mangiare tutti insieme, ciao ciao, buona giornata. Questo. Auguri. Ogni tanto facciamo dei pranzi o delle cene in parrocchia in cui si invita anche dall'altra gente e sì, con alcuni di questi si è instaurato veramente un rapporto che sta andando avanti nel tempo. Sono tanti anni che lavoro nel sociale, un peso grosso non l'ho mai avvertito. Mi piace affrontare certe situazioni, riuscire a aiutare le persone dove posso e come posso, quindi non è pesante, ecco. Tra alcuni ospiti e un po' tutti, ma in particolare magari alcune persone, si è stabilito un rapporto che è diventato un rapporto d'amicizia, per cui il rivedersi, l'incontrarsi va oltre il periodo in cui la persona rimane qua. Insomma. Loro ringraziano, quindi questo a me è piaciuto molto. Grazie per compagnia tu, Reggio Emilia, aiuto. Speriamo che cambia questo momento, perché è molto brutto per noi, per voi, per tutti, per tante persone.